dei positivi al Covid, Zaia lancia l'app Venete e annuncia una nuova ordinanza con misure più restrittive, non riguarderà le attività produttive ma dispositivi e assembramenti. Veneto inserito nella lista rossa della Germania, chi rientrerà nel paese tedesco dalla nostra regione dovrà sottoporsi a tampone o quarantena, una decisione che colpisce al cuore l'economia veneta. Impossibile evitare il lockdown con le misure attuali, lo afferma Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, a margine del Festival della Salute Globale a Padova. Il comune di Cortina ha chiuso le scuole elementari, ma il sindaco Ghedina si dice fiducioso sulla stagione invernale, guarda i mondiali, l'obiettivo è aprire le piste a fine novembre. Senza turismo chiudono le attività di Piazza San Marco, lo farà a novembre lo storico Caffè Quadri. I commercianti a rischio non solo l'economia ma anche il tessuto sociale. 3 anni dal referendum dell'autonomia che ha portato alle urne oltre 2 milioni di veneti, ma la questione è ancora ferma nonostante il continuo braccio di ferro tra governo e regione. In 3 anni da responsabile finanziario di un piccolo comune della Bassa Padovana si sarebbe appropriato di 125.000 euro dalle casse del municipio, 57enne arrestato dalla Guardia di Finanza. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È la curva del contagio, come ormai da giorni, ad aprire la nostra edizione regionale. Sono 717, lo possiamo vedere dal PC, i nuovi casi di contagio nella sola giornata di oggi. Se guardiamo alle 24 ore parliamo di 1543 nuove positività su tutto il territorio regionale, 10 i decessi Covid nelle 24 ore. Resta più o meno stabile il numero delle terapie intensive, che sono 67, ieri sera erano 66. Come sapete, proprio il numero delle terapie intensive è un po' la cartina di tornasole dell'emergenza. E a proposito di emergenza, oggi è tornata a riunirsi in via permanente l'unità di crisi a Marghera, guidata dal governatore Zaia, che ha annunciato nuove misure restrittive per il fine settimana. Ci saranno quindi delle novità. Io non voglio diffondere assolutamente apprensione nei cittadini, dico semplicemente ai cittadini che siamo entrati in una fase che la fase X, che è quella che non si scherza più. Più di 1300 nuovi positivi in 24 ore, quasi 600 ricoveri, di cui 66 in terapia intensiva. La diffusione del coronavirus in Veneto torna a preoccupare e la regione è pronta a prendere contromisure. Nei prossimi giorni, da qui a lunedì, emetterò un'ordinanza nella quale ci saranno giustamente, diciamo, dei primi alleggerimenti, no? Ma non di misure, alleggerimenti di assembramenti, e quindi ci saranno delle restrizioni che non saranno da lockdown, non saranno preclusive delle attività, però comunque ci serviranno a cercare di creare meno possibilità di contatto possibile tra i cittadini. All'impennata di positivi dell'ultimo periodo non corrisponde l'aumento di ricoveri in terapia intensiva di marzo, ma l'allerta rimane massima. C'è pressione negli ospedali, perché comunque sono 588 posti che avremmo dedicato volentieri ad altre patologie. Siamo preoccupati perché comunque l'invernata ci riserva sempre anche il picco dell'influenza. Oggi siamo ancora nella seconda fascia, da 51 persone in terapia intensiva a 150. Voi sapete che quando arriveremo intorno ai 150 attiveremo 10 ospedali Covid. Con 1000 terapie intensive il Veneto è pronto a gestire l'emergenza, ma per riuscirci c'è bisogno della collaborazione di tutti e rimane basilare l'utilizzo delle mascherine e di ogni precauzione anticontagio. Se tutti domani mattina andassimo in banca a prelevare i nostri risparmi, il sistema bancario mondiale fallirebbe, perché c'è sempre un punto di tenuta. Come c'è un punto di tenuta sui ricoveri, sui tamponi e su tutto. Finiamola con le narrazioni e col romanticismo che si può risolvere tutto. Non si risolve tutto, la perfezione non è di questo mondo. Oltre certi limiti non si può andare. Intanto poche ore fa il Veneto è stato inserito nella lista rossa della Germania, una decisione che colpisce al cuore l'economia veneta.
La nota dell'ambasciata d'Italia a Berlino è arrivata a metà pomeriggio sui tavoli delle camere di commercio, la notizia che nessun operatore economico voleva sentire. La Germania ha inserito il Veneto nella sua lista rossa, questo significa che chi rientrerà dalla nostra regione in terra tedesca dovrà sottoporsi a tampone o stare in quarantena, e questo da sabato 24, una misura che colpisce dritto al cuore il mondo produttivo veneto, turismo e manifattura. Significa essere nella lista di un paese che per il Veneto è il primo partner industriale, il primo partner commerciale, il primo partner turistico. È la congiuntura internazionale e ovviamente non sarà solo il Veneto, ma sarà tutto il sistema paese, ma di tutti i paesi. La situazione sta peggiorando in tutti i paesi, non solo in Italia. Il Veneto è finito nell'elenco di Berlino accanto a diverse regioni italiane, compresi Bolzano e Friuli. Del resto, anche in Germania, per la prima volta dall'inizio della pandemia, si è superata la soglia di 10.000 casi in un giorno. Positivo anche il ministro della Salute, Jens Spahn. Mentre Berlino corre ai ripari dalla Camera di Commercio, arriva prima l'invito al governo di accelerare sul Recovery Fund, poi un appello alla calma. Quegli imprenditori, io consiglio di mantenere la calma, continuare a lavorare, ma a pensare a prodotti di qualità, che la qualità paga, prodotti innovativi. Il Made in Italy per noi è un vanto, dobbiamo giocarci questa carta. Ma dichiarazioni pesanti arrivano da Padova. Impossibile evitare il lockdown con le misure attuali, a pronunciarle Walter Ricciardi, professore di igiene e consulente del Ministero della Salute, a margine della presentazione del secondo Festival della Salute Globale. Se viene evitato e se vengono prese misure rapide, urgenti, forti adesso. Cioè, faccio l'esempio, le misure che riguardano il coprifuoco non si sono dimostrate efficaci in Francia, neanche in Spagna. Sono misure che qualcuno ha ironizzato, secondo me giustamente, il Covid non lo porta di metronotte, il Covid lo portano le masse di persone che si addensano a maggior ragione all'interno dei locali, all'interno dei trasporti locali. A parlare Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute e Speranza. Il raddoppio dei casi, sottolinea a margine della presentazione del secondo Festival della Salute Globale, organizzato dall'Università di Padova dal 9 al 15 novembre, un festival che si terrà online, può avvenire di giorno in giorno, come già sta accadendo in Lombardia. Si rischia l'escalation. 16.000 casi l'abbiamo avuti ieri, perché a un certo punto, non avendo fatto quello che dovevamo fare nelle passate due settimane, oggi ci troviamo di fronte a questo andamento esponenziale. Quindi possiamo evitare il lockdown generale? Sì. Lo possiamo evitare con le misure prese attualmente? No. Ieri l'annuncio con il comune che ha chiuso con ordinanza le scuole elementari, ma il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, si dice fiducioso sulla stagione invernale, anche guardando all'appuntamento con i mondiali di sci. Ci vuole ovviamente equilibrio, buon senso, capire quale sia ovviamente la soluzione. Il periodo è un periodo comunque di 10 giorni e ritengo che possa essere sicuramente favorevole per un po', non solamente per il corpo insegnante, ma anche per i ragazzini. Una scelta di fatto obbligata, quella del sindaco di Cortina, costretto ad arrivare alla chiusura della scuola elementare, vista la presenza di 3 maestre positive al Covid e tante altre in quarantena. Impossibile garantire la didattica in presenza, fino al 31 ottobre si va avanti con quella a distanza. Ampezzano Cadore e Comelico restano d'altronde il triangolo più colpito del Bellunese e tra i più bersagliati in Veneto, con l'ULS 1 Dolomiti che sta lavorando per potenziare ulteriormente i punti Covid sul territorio. Guardia alta dunque, ma nessuno, soprattutto da queste parti, con i mondiali di sci alle porte e un'economia fatta di turismo, può permettersi di essere pessimista. Noi ovviamente abbiamo anche l'obbligo di essere moderatamente ottimisti, questo è il nostro lavoro, siamo una località turistica, quindi evidentemente noi stiamo lavorando e programmando al meglio la stagione invernale, augurandoci già di poter partire con l'ultimo weekend di novembre e fino a, diciamo, al primo weekend di maggio per quanto riguarda l'apertura degli impianti di risalita. Il primo cittadino guarda al recupero in atteso di mezza estate e spera di rivivere un momento analogo anche nei prossimi mesi. La stessa cosa probabilmente è accaduta un pochettino anche nella stagione estiva, cioè a maggio a giugno parlavamo probabilmente dell'impossibilità di portare a casa una stagione che in realtà su agosto e settembre ha dato dei risultati assolutamente insperati. Insomma, la regina cerca di tirare dritto, del resto l'obiettivo oggi più che mai è mondiale.
Da Cortina a Venezia, dove Raffaele Alaimo, CEO del gruppo che gestisce prestigiosi locali e ristoranti in piazza San Marco, esce coraggiosamente allo scoperto per raccontare la crisi che sta vivendo la piazza più bella del mondo. Senza turismo chiudono le attività di Piazza San Marco, lo farà a novembre lo storico Caffè Quadri, ad annunciarlo con coraggio, anche per dare un peso esatto alla crisi economica che si sta attraversando in città, è stato il CEO del gruppo Raffaele Alaimo, quest'ultimo da Milano, impegnato in un importante meeting aziendale, ha confermato che il Quadri rimarrà chiuso per buona parte del prossimo mese. Se poi non ci saranno aiuti anche da parte del comune, ha detto Alaimo, il rischio sarà quello per molti di riaprire solo a primavera inoltrata. Quest'anno abbiamo visto i fatturati che si sono visti diminuire fino all'80%, 90% in alcuni casi del retail. Mancano i turisti in una città che ha basato tutta la sua economia sul turismo. La cosa è stata drammatica, una città che senza residenti fa fatica a riprendersi. Di crisi epocale ha parlato anche il presidente dell'associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier. L'inverno ci preoccupa, purtroppo Venezia vive di una stagionalità. La stagionalità lo vediamo anche dalle informazioni che abbiamo di altri paesi europei, a causa soprattutto del Covid, sta mettendo a dura prova le aziende che qua in Piazza San Marco abbiamo visto chiudere. Ed è oggi una notizia che alcuni caffè rischiano di chiudere per il periodo che va fino al Natale, nella speranza che a Natale ci possa essere una piccola ripresa. A rischio c'è non solo l'economia, ma anche il tessuto sociale cittadino. Ci auguriamo che il governo e chi, l'amministrazione, tutti quelli che possono aiutarci si rendano conto di questa situazione e pensino a dei sostegni per far sì che queste aziende, con i loro tantissimi lavoratori, come dicevo sono parte integrante del tessuto economico e sociale della città, possano proseguire nella loro attività. E a proposito di Covid-19 e lavoro, è un bilancio veramente tragico quello del coronavirus sui luoghi del lavoro. In Veneto 10 morti e 4.608 denunce. A pagare il prezzo più alto le lavoratrici del settore sociosanitario, a commentare i dati diffusi dall'INAIL, la CISL del Veneto. 10 morti e 4.608 denunce. I dati degli infortuni Covid sul lavoro in Veneto diffusi dall'INAIL ed aggiornati al 30 settembre forniscono una fotografia di quante persone ed in quali settori si siano ammalate di Covid sul posto di lavoro. Il Veneto si piazza al quarto posto tra le regioni italiane per numero di infezioni sul posto di lavoro, preceduto da Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Ed in Veneto spicca il balzo in avanti del mese di settembre, più 229 denunce rispetto ad agosto, incremento determinato in parte dal maxi focolaio nello stabilimento agroalimentare di Vazzola. I dati INAIL sugli infortuni Covid in Veneto ci dicono alcune cose molto interessanti. Primo, che l'80% dei contagiati nei posti di lavoro si è contagiata in un ospedale, in un RSA, in una casa di riposo, cioè nel sistema sociosanitario pubblico e privato. Secondo, che 7 persone su 10 di coloro che si sono infortunati, malati di Covid nel posto di lavoro, sono state donne lavoratrici. Sono dunque soprattutto le donne lavoratrici del settore sociosanitario a pagare il prezzo più alto del contagio nel luogo di lavoro. Segue nettamente distanziato il settore manifatturiero con il 4,3% delle denunce. I lavoratori più colpiti sono i macellatori e i braccianti agricoli. Da questo punto di vista riteniamo che sia importante quindi rafforzare le misure per tutelare il lavoro femminile e dall'altra sia necessario rafforzare il sistema sociosanitario con investimenti in sicurezza e nell'adeguamento degli organici, anche utilizzando il MES che potrebbe mettere a disposizione risorse in tempi rapidi e molto utili per il nostro paese. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per parlare del referendum sull'autonomia, già perché sono passati esattamente 3 anni da quell'appuntamento. Facciamo il punto nel servizio.
Il plebiscito d'ottobre è ancora nel cassetto dopo 3 anni di trattative, spiragli e bruschi stop, un braccio di ferro che solo la pandemia ha di fatto allentato, pur ponendo nel concreto il tema dei rapporti di forza tra regioni e governo. Era il 22 ottobre 2017 quando oltre 2 milioni di veneti votarono sì al referendum per l'autonomia, circa il 57% degli aventi diritto, il 98% di chi si presenta alle urne. Se non ci fosse stato, io lo ribadisco per una convinzione oggettiva, il referendum appunto di 3 anni fa, non si sarebbe mosso nulla, perché una deliberazione del Consiglio regionale, l'avevano fatto in precedenza anche altri consigli regionali di altre regioni, non avrebbe innescato assolutamente nulla. Un risultato storico tanto da far dire a Luca Zaia, promotore della consultazione, vincono i veneti, il senso civico del Paroni a casa nostra. Ma l'onda autonomista che parte dal Veneto si infrange contro i palazzi del potere romano. Nel 2017 al governo c'è il premier Gentiloni, poi arrivano il Conte 1 e il Conte Bis. Nel Conte 1 c'è anche la Lega, ministro competente all'epoca la vicentina Erika Stefani. Abbiamo lavorato veramente molto duramente durante il ministero che ho retto io nel governo Conte 1, ma quel lavoro in realtà è stato accantonato. E Zaia continua a chiedere la piena competenza su tutte le 23 materie che la Costituzione riconosce poter essere amministrate a livello regionale, dall'istruzione ai rapporti con l'Unione Europea, credito e produzione di energia. Il nodo è proprio questo. Tutti si dicono favorevoli all'autonomia regionale, più volte evocata dallo stesso Mattarella, ma sul numero e la qualità delle competenze apriti cielo. Nel frattempo, in queste settimane, il ministro Boccia ha inserito la legge quadro sull'autonomia nella nota di aggiornamento al DEF. Quante volte era accaduto che fossimo arrivati al punto in cui il governo ha tra le mani, formalmente tra l'altro, la questione. Adesso naturalmente il Veneto darà tutti i suoi contributi di carattere positivo. A 3 anni dal voto il pressing di Venezia continua, così come la conta dei giorni persi sulle nostre emittenti. Il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Buonasera, oggi 22 ottobre 2020, sono 3 anni dal referendum per l'autonomia che si è svolto, ricorderete, il 22 ottobre del 2017. Per la precisione 1096 giorni, racconta il nostro counter che continuiamo a mandare in onda per ricordare quanto tempo è passato e quanta poca attenzione hanno dedicato all'autonomia i governi che si sono succeduti in questi anni. Presidente Zaia, lo avremo stasera a Focus, ne parleremo con lui direttamente. È un anniversario che va visto con ottimismo, nonostante sia passato tutto questo tempo, perché come ha detto il professor Mario Bertolissi, si sperava in una passeggiata, ma si sapeva che sarebbe stata invece una scalata lungo pendici molto difficili e molto pericolose. L'ha detto il professor Mario Bertolissi della delegazione trattante pochi giorni fa, ma bisogna che tutti i veneti sappiano che questa rimane la madre di tutte le battaglie. Lo ha detto il governatore in tante circostanze, ha detto il governatore, sarà una rivoluzione gandiana, faremo proprio seguendo, rispettando tutte le regole, tutte le norme, una guerra per arrivare a vincerla, ma non deve dormire sonni tranquilli Roma, ha detto ancora una volta il Presidente, perché non si arretra di un passo, si va avanti determinati, compatti, con 2 milioni e quasi 400 mila veneti che quel giorno sono andati a votare. Quindi non bisogna farsi prendere dal pessimismo, non bisogna pensare che ci siano chissà quali dietrologie per fermare l'autonomia qui in Veneto. No, l'autonomia la vogliono fermare a Roma e sono i poteri occulti o forti che dir si voglia, sono le camarille, sono le clientele, non è la popolazione che sa che si tratta di un'assunzione di responsabilità. Quindi prima o poi ci si arriverà, se non con questo governo sarà un altro oppure l'altro ancora, ma ormai il solco è tracciato e non si torna indietro. Pensate a quanti sforzi sono stati compiuti dal presidente Zaia,
dai costituzionalisti che lo hanno affiancato, dall'ex ministro Erika Stefani, che sentiremo stasera tra l'altro in diretta durante Focus, per arrivare a questo obiettivo. Non è soltanto la necessità di avere più risorse, di avere quel poco, che molto più di quel poco che ci danno con i trasferimenti, con un residuo fiscale di 15 miliardi, pensate quanti soldi sono, non sono solo le risorse, è una questione di dignità e di libertà. Non si può stare al guinzaglio più di tanto a uno Stato centrale che continua a dettare legge e a offendere spesso e a mancare di rispetto nei confronti di una popolazione che ha una storia millenaria. Quindi si va avanti compatti in questa direzione, con questa bandiera, per affermare dei principi che sono sacri e inalienabili dopo un voto, quello del 22 ottobre del 2017. Questa quindi la partita politico-istituzionale, ma la cronaca ci porta nella bassa padovana per un'operazione della Guardia di Finanza. Visto questa figura che correva con un sacco in spalla, dei pantaloni color rosso e un'auto che lo aspettava facendo il giro della piazzola a fari spenti. Racconta così Loris Dalzotto quello che il padre è riuscito a intravedere nella fitta nebbia, senza rendersi conto lì per lì che si trattava di uno dei ladri che intorno alle 5 gli avevano svaligiato l'azienda agricola. Ponzano, via Marcolin, a nord della Postumia. Allertati dal cagnolino, i Dalzotto sono usciti notando in lontananza le luci accese e sono corsi a vedere cos'era successo. C'era un disastro all'interno dell'ufficio e siamo entrati in negozio, avevano mangiato di tutto e lanciato a terra. Ci hanno rubato carne, salumi, formaggi, i soldi che erano nel fondo cassa, hanno aperto i distributori e portato via la rimanenza che c'era all'interno delle celle. Danni per circa 4.000 euro, la prima stima. Telecamere non ce ne sono né qui né lungo la stradina, ma non è difficile ipotizzare come i malviventi siano riusciti a intrufolarsi nell'azienda e mettere tutto sotto sopra. Presumo siano entrati dall'entrata principale, dato che abbiamo sempre l'accesso libero per i clienti che vengono a prendersi il latte nel nostro distributore, che è aperto 24 su 24, e facendo un attimo un giro dell'azienda sono riusciti anche a trovare le chiavi del negozio, che l'hanno aperto e dentro hanno fatto merenda, diciamo. I carabinieri hanno sequestrato un paio di attrezzi usati per scassinare i distributori. Quanto ai Dalzotto, si sono già attivati per installare un nuovo impianto d'allarme. Sono cose da mettere in preventivo, purtroppo questo è il mondo in cui viviamo oggi, di conseguenza l'unica cosa che ci rimane da fare è alzarsi e continuare come facciamo ogni giorno. Noi non cambieremo nulla. Continueremo sempre a dare i nostri servizi ai nostri clienti e di certo non vado a bloccare la mia attività per questi signori che non hanno nulla da fare durante il giorno. Questa quindi la cronaca di un furto a Ponzano Veneto, ma vi dicevo prima di un'operazione della Guardia di Finanza nella bassa padovana. In 3 anni, pensate, da responsabile finanziario di un piccolo comune della bassa padovana, il comune di Masi, si sarebbe appropriato della cifra ragguardevole di 125.000 euro dalle casse del municipio. Per questo un 57enne padovano, responsabile per l'appunto finanziario, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Questa quindi la cronaca. È davvero tutto per questa edizione regionale. Ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Benvenuti al meteo. Una perturbazione raggiunge l'Italia e dunque sarà responsabile di un deciso cambiamento del tempo anche al nord-est. Il dettaglio di venerdì 23 ottobre. Sul Veneto cielo in prevalenza nuvoloso, con nubi basse e locali riduzioni della visibilità fino alle prime ore del mattino. Nel corso del pomeriggio, a partire da ovest, aumento della probabilità di precipitazioni tendenti a divenire diffuse entro fine giornata. Temperature ancora lievemente oltre la media del periodo, minime tra 9 e 13 gradi, massime invece tra i 15 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui in mattinata cielo coperto un po' ovunque, col passare delle ore rovesci via via più diffusi.
Temperature minime fino a 13 gradi, massime sui 15-19 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui piogge un po' dappertutto, in questo caso fin dal mattino, e localmente potranno essere anche di moderata intensità. Temperature minime sui 10 gradi, massime fino ai 17-18 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.